Buongiorno ragazzi, allora torniamo al video di ieri mattina, no? Dei tifosi del Lecce. Oggi, cioè ieri, sono usciti i dati degli incassi da stadio. Come volevasi dimostrare, il Lecce viene proprio subito dopo le grandi. Certo, ci sono distanze abissali fra un Inter a 78 milioni e un Lecce a 9 milioni, ma questo dipende anche dal fatto che prima di tutto lo stadio dell'Inter è di 80.000 persone, quindi mentre il nostro, che in origine arrivava a 55.000, con questi seggiolini che non ho mai capito, se qualcuno mi spiega, no, l'utilità di questi seggiolini allo stadio, era così bello prima stare proprio attaccati con le persone, no? Se qualcuno mi spiega l'utilità, ne sono grato. E il Lecce, il Via del Mare arrivava a 55.000 spettatori, oggi se c'è il tutto esaurito arriviamo a 33-34.000. Comunque il Lecce raggiunge 9 milioni di incasso in stagione ad oggi, mancano ancora un po' di partite, 9 milioni di incasso dallo stadio, e questa è tanta roba, perché dietro di noi ci abbiamo squadre che la Serie A la fanno sempre, la fanno ogni anno, e cioè ci sono abituate. Udinese, l'Udinese è un esempio, no? Per esempio, quindi davvero tanto di cappello a questa terra. Quando parlo del Salento ne parlo con orgoglio, io non sapete quanto sono contento di essere nato nel Salento. Va bene, poi cambiamo argomento. Sticchi Damiani ieri ha detto che farà di tutto per difendere la Serie A. Ora, certo, lui non è sceso nei particolari, però è evidente che questo è un messaggio che manda all'allenatore, e con queste parole gli ha voluto far capire che o qui la situazione cambia, oppure lui se sarà costretto cambierà anche l'allenatore, perché ha detto la Serie A è un patrimonio, quindi diciamo, no, è rimasto sul banale per far capire all'allenatore che qualcosa deve cambiare. Io sono contento di questo messaggio che ha mandato, diciamo, camuffato, ecco. Certo, lo poteva fare anche un po' prima, visto che ormai mancano 12 giorni alla fine. Però sono contento, perché D'Aversa, che lo diciamo noi, a noi, non ci ascolta, avete sentito l'intervista, no? E io non devo dare conto ai tifosi. E al presidente dovrà dar conto? Penso di sì, no? E poi passiamo al, cioè, diciamo, le fonti leccesi, i giornalisti che seguono il Lecce, che sono più vicini al Lecce, dicono che D'Aversa sta lavorando sul tridente offensivo originale, no? Quello delle prime partite, Banda, Kristovic e Alquist. Però mister D'Aversa lavora un poco su Alquist, perché Alquist nell'ultimo mese, cioè da quando è tornato dall'infortunio, non è l'Alquist che abbiamo conosciuto noi, quello fortissimo, quello devastante e quello velocissimo. Bisogna lavorare su Alquist. Va bene ragazzi, oggi è giovedì, mancano 3 giorni alla partita. E niente, spero sempre in D'Aversa. Ciao, stay.